Questa sera insieme celebreremo il Made in Italy, celebreremo l'eccellenza dell'arte della moda. C'era anche un pezzo di Biancavilla al 39esimo congresso della Federazione Mondiale des Arti che si è tenuto a Biella in Piemonte dal 31 luglio al 5 agosto grazie ad uno splendido abito realizzato da Salvatore Papotto, il sarto biancavillese di fama ormai internazionale con un'esperienza sul campo di quasi 70 anni. Adesso sono arrivate le immagini di quell'evento. Stile, eleganza, ma anche un pizzico di civetteria, ama dire il maestro Papotto. Questa è la caratteristica dell'abito realizzato dal sarto biancavillese indossato dal modello che ha sfilato nella prestigiosa passerella allestita in Piazza della Cisterna, come detto a Biella, confrontandosi così con le creazioni dei sarti di tutto il mondo che si sono ritrovati insieme per quella che è la più importante manifestazione nell'ambito dell'artigianato tessile. Si tratta di uno spezzato da uomo completo di camicia e cravatta con pantalone a vano perla realizzato esclusivamente a mano, un abito che vi abbiamo già fatto vedere in esclusiva lo scorso 27 luglio appena ultimato e pronto per essere ammirato. Un lavoro realizzato come sempre nella bottega storica di via Preside Caruso a Biancavilla del maestro Salvatore Papotto, supportato magistralmente dalla fedele collaboratrice Giuseppina Dell'Erba. Al 39esimo congresso internazionale dei sarti hanno partecipato 270 sarti provenienti da 34 nazioni e fra questi, come detto, il sarto biancavillese Salvatore Papotto, portando in alto ancora una volta il buon nome della città di Biancavilla. Ancora complimenti al sarto Papotto e alla sua collaboratrice.